costituzionale, la numero 203 del 1989, in cui si dice che il principio di laicità implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Questa è la Corte Costituzionale. Pronto, mi sente? Io volevo fare una domanda qui al suo collaboratore, qui davanti a me. Lui poco fa ha detto che il principio di laicità si dovrebbe vincere dal contenuto degli articoli 7 e 8, giusto? Mi pare di aver capito. Lei ha detto se non c'è qui non si vince da nessuna parte. Quindi lei fa leva sull'interpretazione letterale, giusto? Del testo normativo. Però l'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale danno pari forza ermeneutica anche al principio dell'intenzione del legislatore, e quindi si dovrebbe, andando oltre il dato testuale, si dovrebbe fare un'indagine più o meno. Si dovrebbe fare un'indagine più o meno approfondita, più o meno accurata, sui lavori parlamentari che hanno preceduto il varo della Costituzione, e riscontrare in questi lavori parlamentari se e in che misura è emersa una volontà di rendere lo Stato italiano uno Stato non dominato o dominato dal principio di laicità. Perché fermarsi soltanto al dato letterale mi sembra un po' troppo poco, alla luce anche del fatto che la Costituzione non è neanche una legge ordinaria o una legge penale dove c'è il principio della stretta interpretazione letterale, ma è una legge che, per essere appunto di rango superiore alla legge ordinaria, è dotata ancora di più del requisito della astrattezza e della generalità, che è il requisito e comune denominatore di tutte le leggi, e questa caratteristica viene rafforzata ancora di più a livello costituzionale. Per cui fare il ragionamento, fare leva sull'interpretazione letterale senza altri riscontri, secondo me appare dal punto di vista di tecnica legislativa appare riduttivo. Poi questo, diciamo, è una riflessione che avevo preso spunto proprio da quello che avevo detto. Ma infatti quell'estratto che ho letto della sentenza riconosce, questo siamo nell'89, ha riconosciuto il carattere laico dello Stato italiano, l'ha fatto la Corte Costituzionale. Sì, no, quindi credo, però, che il discorso, diciamo, già sia stato iniziato. Però la Corte Costituzionale è una cosa, l'intenzione del legislatore è un'altra cosa. La Corte Costituzionale si smentisce con se stessa, basta vedere la sentenza del 2004 con la sentenza attuale, per dire che ci sono state polemiche anche più o meno pretestuose, però voglio dire, essendo un organo giurisdizionale. Invece l'intenzione del legislatore è in questo caso sarebbe l'intenzione del Costituente, per rendersi conto di qual è stata l'intenzione del Costituente, bisogna andare a studiare i lavori dell'Assemblea Costituente. Stop. Io vi volevo dire anche una cosa. Ci sono altre alternative, perché fare un discorso di esclusione dice, siccome non c'è negli articoli 7 e 8, allora non ci sta. Non è così, nella maniera più, sono convinto. Prego. No, a me dispiace aver innescato un dibattito giurisprudenziale che io volevo evitare, perché non stiamo parlando tra addetti ai lavori. Non sono addetti ai lavori. Semplicemente detto quello, se uno si attiene a quello che c'è scritto, si può interpretare come lo si vuole, cioè nel senso ci sono, io volevo evitare questo, perché non sta questo il punto. Sì. Io credo che avete ragione un po' entrambi su questa questione, perché la fonte storica dell'articolo 7, che è una fonte storica formidabile, è dettata dal grande incontro, dal grande compromesso dei due partiti che allora erano magna pars nell'Assemblea Costituente, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. E il compromesso diede vita all'articolo 7. Ora, non c'è dubbio che l'articolo 7 ha un riconoscimento, pone un riconoscimento, è il riconoscimento della religione cattolica, non c'è alcun dubbio.
dovuto alla stragrande maggioranza della popolazione italiana che allora, e devo dire per certi versi anche adesso, professa in maniera diversa, lo sappiamo noi, la religione cattolica. Naturalmente poi viene contemperato l'articolo 7 dall'articolo 8, in cui, diciamo, la questione a cui accennava Santi poco fa viene in maniera molto chiara, espressa, e cioè dalla città dello Stato, non c'è dubbio. Vi è questa, se volete, questo minimo di contraddizione formale, ma è dettata da questo fatto storico che ancora oggi è che si è ripetuto poi nell'84, perché non c'è dubbio che nell'84 si è ripetuto. Io volevo dire una cosa anche al signore poco fa, credo che sia, no, lui poco fa aveva detto sarebbe auspicabile, sarebbe un augurio. No, augurio, cioè, devi dire, astraendoci dalla realtà, ecco. Lui ha detto che ci fosse diciamo una legislazione sotto questo profilo senza concordare. Beh, anche noi, anch'io che sono credente, molti credenti possono anche avere questo tipo di aspirazione, ma naturalmente è un'aspirazione, ed è un'aspirazione su cui ognuno di noi può portare il proprio contributo sotto questo profilo. La situazione reale, la solita questione, no? Costituzione, diciamo, quella che abbiamo e quella che ci auguriamo che ci possa essere, è diversa, e dobbiamo contemplare anche le esigenze che abbiamo a livello nazionale, quindi la situazione storica che c'è. Io credo che sotto questo profilo si possa dire è stato fatto un punto molto forte in avanti anche su questo fronte, sul fronte del laicismo in generale. Fare altro è auspicabile, è augurabile, ma è augurabile anche sotto un altro versante. Siamo in una realtà ecclesiale in questo momento, sfruttiamo questo fatto, ed è auspicabile ed è augurabile che anche la Chiesa, come dire, faccia dei passi in avanti e si convinca della necessità probabilmente di fare a meno dei concordati, dei trattati, quando da essi derivano soprattutto dei privilegi. Quando invece si tratta di riconoscimenti formali, quello è un'altra cosa. E qui anche su questo punto vorrei finire il mio intervento dicendo quella famosa frase evangelica che dice date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Cioè riuscire a distinguere le due questioni credo che sia estremamente importante, come anche estremamente importante, io finito, superare quella famosa questione della ricerca identitaria religiosa nel campo politico, voglio dire. Io posso avere la mia fede, essere credente, però se mi presento alle elezioni, se sono in un organismo politico, lo sono soprattutto, anzi direi esclusivamente, come cittadino e non come re. Sotto questo profilo credo che in Italia molta strada ancora si deve fare. No, ma lungi da me auspicare qualunque situazione, anche perché che penso sia impossibile. Sicuro che avremo degli incontri solo sulla costituzione materiale, così vedremo poi anche. Ah sì. Sempre su articolo 7.8. Io volevo dire una cosa. Lo Stato è uno, vero? Il popolo sono due o tre, quanti sono? I cittadini quanti sono? Sono tanti, ma il popolo quanti sono? E allora, il Stato dello Stato è laico, e il popolo com'è? Laico, religioso, omoscato. E quando sono omoscati cosa sono brutte? Perché tanti anni hanno caro, c'è sempre quello. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Mm.